Buongiorno, sono la dottoressa Leslie Pario, biologa nutrizionista, consulente italiana del metodo Colleen Campbell e mi occupo di ovviamente sana alimentazione e cambiamento di abitudini alimentari partendo dalla correzione delle abitudini disfunzionali. Ho creato un metodo che si chiama CALMA, che è l'acronimo di Cambia Alimenti Azione, quindi dare degli strumenti alla nostra mente per cambiare alimentazione, stare bene, vivere meglio con noi stessi, con gli altri, eccetera, eccetera. Quello che volevo appunto trattare oggi in questo video è come per aumentare la forza di volontà nel cambiamento di abitudini alimentari sia importante creare in casa un ambiente favorevole. Cosa significa creare in casa un ambiente favorevole? Significa mettere nei nostri armadietti, nella nostra dispensa, degli alimenti sani, con ingredienti naturali che ci donino energia, quindi non tenere tutti quegli alimenti a cui sappiamo poter cedere. E tutto questo da dove parte? Parte dalla spesa ovviamente quotidiana o settimanale che fate al supermercato, al vostro negozio di fiducia. Vi invito quindi d'ora in poi a soffermarvi nella lettura delle etichette. Perché? Perché semplicemente osservando l'etichetta dei valori nutrizionali, quindi le classiche calorie così tanto temute, si può incorrere nell'errore di scegliere degli alimenti che comunque non ci nutrono. Alimentazione e nutrizione sono due cose diverse, quindi l'alimentazione riguarda gli alimenti che ingeriamo, la nutrizione riguarda quello che noi riusciamo a trarre da quegli alimenti. E quindi, se una mela ha per esempio 50 calorie e un cioccolatino ha 50 calorie, secondo voi vi danno lo stesso nutrimento? Ovviamente no. La mela ha vitamine, sali, minerali e fibra, il cioccolatino ha zuccheri, grassi, additivi, eccetera, eccetera, che creano dipendenza. Quindi è molto importante essere consapevoli nella vostra spesa. E anche in quei prodotti che di solito vengono classificati come light, dietetici, eccetera, eccetera, molto spesso c'è un inganno perché i grassi vengono sostituiti dagli zuccheri per dare la stessa consistenza al prodotto e negli alimenti dietetici molto spesso lo zucchero viene sostituito invece da coloranti, edulcoranti, conservanti, eccetera, eccetera, che comunque bene non fanno. È stato dimostrato che anche gli edulcoranti, portano all'aumento di peso, quindi consumare una bevanda dietetica o comunque, a metà pomeriggio causa un aumento della fame, quindi comunque, un picco, di fame a cena, quindi vi porta ad aumentare di più l'introito degli alimenti. Quindi è molto importante valutare due aspetti principali, quindi la lista degli ingredienti e quali, cioè in quali quantità sono presenti. Ho avuto l'onore di avere come professore il dottor Berrino. E lui molto semplicemente quello che dice è: evitate di comprare quegli alimenti in cui sono presenti ingredienti che la vostra nonna non conosceva, oppure evitate di comprare quegli alimenti in cui sono presenti ingredienti di cui neanche conoscete il significato. A cosa mi sto riferendo? A tutti quei termini classificati con una E, seguita da un numero, e tutti quelli sono conservanti, additivi, edulcoranti, emulsionanti e pensate che in circa 40 anni l'introduzione all'interno del nostro corpo di queste sostanze è quadruplicata. Quindi, e queste sostanze rimangono come tossine nel nostro corpo e molto spesso possono causare sindrome da iperattività nei bambini, possono causare appunto intossicazione, acidosi, eccetera, eccetera. Quindi iniziate, a leggere quali sono gli ingredienti e iniziate a evitare tutti quegli alimenti in cui lo zucchero, scritto proprio come zucchero, è presente al primo posto. Gli ingredienti nelle etichette vengono classificati in ordine decrescente, quindi da quello presente in quantità maggiore a quello presente in quantità minore. Per esempio,
Ho qua un prodotto di cui non voglio mostrarvi l'etichetta, ma semplicemente perché non voglio fare pubblicità, dove c'è scritto senza glutine, 80 calorie per barretta, quindi sono delle barrette di quegli snack che si possono utilizzare per la merenda, che molto spesso le persone mi dicono io a merenda mangio una barretta. Ok, 80 calorie, poco, va bene. Se io vado a leggere la lista degli ingredienti, leggo come ingredienti fiocchi di mais, perché è un alimento senza glutine e va bene, e poi zucchero, destrosio, olio vegetale, sciroppo di glucosio, sciroppo di fruttosio, mirtilli, ok, sorbitolo, sale e aromi. Ora, tutti i termini che finiscono in osio, maltosio, lattosio, saccarosio, glucosio, fruttosio, eccetera, eccetera, sono zuccheri. Tutti quegli ingredienti che finiscono in ame, quindi acesulfame, aspartame, sono edulcoranti, la saccarina, quindi ci sono una serie di ingredienti che danno il sapore dolce, che non necessariamente sono zuccheri, comunque da evitare. Vi invito a rendervi conto anche del fatto che meno zuccheri mangiate, meno zuccheri semplici mangiate, e degli zuccheri poi ne parleremo in un prossimo video. Meno fame avrete. Perché? Perché gli zuccheri, una volta ingeriti, causano un aumento della glicemia, quindi vi danno quel senso di appagamento, di sazietà, rilasciano dopamina, quindi vi fanno sentire bene, eccetera, eccetera. Subito, poi dopo un po', gli zuccheri vengono riassorbiti nel sangue, la glicemia scende, si ha un abbassamento appunto della glicemia e il nostro corpo richiede nuovamente zuccheri. E quindi si innesca un circolo vizioso di dipendenza da cui è difficile uscire. Quindi togliere lo zucchero non significa avere più fame, significa piuttosto averne meno. Quindi non abbiate paura. All'inizio ci può essere una specie di crisi di astinenza del nostro corpo. Superata quella, sapendo che è normale, quindi magari bevendo un po' più acqua, mangiando un po' di frutta in più, eccetera, eccetera, vedrete che dopo 2 o 3 giorni vi passa. E vi sentirete più carichi energeticamente, non più scarichi. Ok? Quindi questo è un aspetto importantissimo. Quindi partendo dalla spesa al supermercato, scegliete alimenti naturali, se potete, se riuscite, con meno di 5 ingredienti. Per la frutta e la verdura, se riuscite a scegliere quelli a chilometro zero, ancora meglio, biologici. Perché anche sulla frutta e sulla verdura vengono appunto dati pesticidi che comunque poi ingeriamo, quindi anche se c'è il tempo di decadenza, se gli alimenti vengono raccolti un tot di tempo dopo essere stati trattati, comunque l'idea è quella di scegliere alimenti più naturali possibili, biologici, se avete l'orto ancora meglio. Io ho la fortuna di avercelo, o meglio mia madre. Ho questa fortuna, quindi spesso verdura fresca e frutta fresca. Perché questo anche? Perché più gli alimenti sono naturali e più sono sani, più vi donano energia. Mi spiego meglio. Se piantate in un vasetto un chicco di riso integrale, farà, e poi lo lasciate lì, lo innaffiate, eccetera, eccetera, fa una piantina. Se piantate un fagiolo, fa una piantina. Se piantate una merendina, fa una piantina, secondo voi. Se piantate un biscotto, fa una piantina. Quindi impiegate tantissima energia per digerire questi alimenti che, invece che darvi energia, ve la tolgono. Invece gli alimenti integrali, naturali, vi donano energia. Un secondo step che vi invito a fare se appunto avete deciso di creare un ambiente favorevole è fare una bella pulizia della dispensa. Quindi se avete in casa degli alimenti appunto con ingredienti non salutari, vi invito a farli sparire, a buttarli, che non significa sprecare, significa semplicemente non buttare più dentro di voi. Quindi è un guadagno in salute, è un guadagno in energia, è un guadagno in umore, un buon umore, un senso di leggerezza, quindi non è uno spreco, ma è un grande investimento. E siccome il momento di potere è ora,
iniziate subito, non aspettate il classico lunedì, martedì, comincio dalla settimana prossima, oppure aspetto di finire l'ultimo pacchetto di biscotti. Iniziate da subito. E questo vi darà ancora più forza, vi farà sentire più stabili per iniziare il vostro cambiamento. Mi auguro di essere stata esauriente nella spiegazione. Vi invito, se avete delle domande, a scrivermi su Facebook alla pagina Cambia Alimentazione con l'Aslipario oppure l'Aslipario. Visitare il mio sito www.laslipario.com e scrivermi anche una mail nel caso appunto abbiate ulteriori dubbi e vogliate approfondire a laslipario@gmail.com. E se siete interessati a delle consulenze individuali, io ricevo a Imperia, Albenga, in Liguria e a Rimini. E siccome il metodo non è una dieta, ma è un coaching alimentare, può essere effettuato anche via Skype e offro consulenze individuali tramite Skype e per questo potete visitare il sito www.expertisegarden.it. Vi saluto. E vi invito a farmi delle domande per poter appunto rispondere con altri video. Un abbraccio, buon weekend!